Avete sempre voluto sapere quali segreti quasi incredibili si nascondono davvero sotto i ghiacci eterni dell'Antartide? Allora siete fortunati ad aver cliccato sul nostro video di oggi. Dalle creature impossibili della giungla antartica ai mondi subacquei segreti, vi mostriamo quali incredibili creature e strutture sono realmente dormienti al Polo Sud. Prima di iniziare, assicuratevi di premere il pulsante mi piace e di attivare la campanella di notifica per altri video. Inoltre rimanete fino alla fine per scoprire una delle rivelazioni più scioccanti fatte finora in Antartide. L'ecosistema nascosto. Qualche mese fa i ricercatori dell'Antartide si sono imbattuti in un dettaglio insolito. Le immagini satellitari hanno mostrato che un fiume subglaciale si nascondeva sotto l'imponente banchisa Larsen. Per scoprire il segreto di questo mondo nascosto, gli esperti hanno effettuato una perforazione di circa 500 metri. Ciò che la telecamera calata ha ripreso ha superato i sogni più sfrenati degli esperti. A quanto pare centinaia di macchie sfocate danzavano nell'acqua. All'inizio i ricercatori hanno pensato che qualcosa non andasse nella loro attrezzatura, ma questa ha funzionato perfettamente. Dopo aver rimesso a fuoco la telecamera, è risultato chiaro che quelle che pensavano fossero macchie erano in realtà una miriade di minuscoli crostacei chiamati anfipodi. Poiché gli esperti non si aspettavano di trovare vita a tali profondità, sono rimasti immediatamente a bocca aperta. I ricercatori sospettano da tempo che sotto i ghiacci dell'Antartide si nasconda una complessa rete di fiumi e laghi, ma purtroppo finora non è stata esplorata. Per quanto spettacolare possa essere la scoperta dell'ecosistema nascosto, essa dimostra ancora una volta agli esperti quanti segreti ci siano ancora da svelare in Antartide. Di conseguenza, la natura del fiume subglaciale si è presentata in modo completamente diverso da quanto i ricercatori avevano sospettato in precedenza. Bizzarre forme di vita. Come se la scoperta appena presentata non fosse abbastanza emozionante, nel 2021 i ricercatori antartici hanno fatto un colpo altrettanto sensazionale. Questa volta però, la scoperta rivoluzionaria non era nascosta a 500 metri di profondità, ma addirittura a 900 metri sotto il denso strato di ghiaccio. Lì la telecamera degli esperti ha immortalato alcune formazioni dall'aspetto surreale, che sono rimaste con le loro teste rotonde e i lunghi steli sulle rocce del mondo sottomarino segreto. Questa scoperta è particolarmente insolita, perché secondo le nostre attuali conoscenze non dovrebbe esistere. In precedenza l'esistenza di creature sedentarie in circostanze così estreme era semplicemente esclusa. Ma allora come fanno queste creature a sopravvivere all'oscurità impenetrabile, alle temperature gelide e alle scarse scorte di cibo della loro casa? A questo proposito gli esperti ipotizzano che le creature non ancora identificate, probabilmente spugne, si nutrano di plancton morto, che ha già percorso innumerevoli chilometri nell'oceano. Tuttavia la decodifica completa di questa scoperta rivoluzionaria è ancora lontana. Attualmente non sappiamo quanto siano antiche le creature, né se si tratti davvero di una nuova specie. Iceberg a strisce. Gli iceberg si presentano sempre come forme biancastre e scintillanti, giusto? Non è così. Un'occhiata ad alcuni iceberg che galleggiano nelle acque dell'Antartide rivela che alcuni di essi presentano un insolito disegno a strisce. Ma come nascono queste decorazioni verde-blu? In realtà questo fenomeno non è ancora stato completamente decifrato. In linea di principio, tuttavia, è possibile che le diverse strisce si formino per fusione e ricongelamento di diversi strati. Ad esempio, le tracce appariranno bluastre se il ghiaccio si congela così rapidamente da non poter intrappolare bolle d'aria al suo interno. Le strisce di colore diverso sono probabilmente dovute a depositi di alghe e sedimenti. Le scoperte su Marte. Spesso accadono cose inaspettate. Il team di ricerca di Giovanni Baccolo si è recato in Antartide per cercare minerali che potessero aiutare a studiare i cicli delle ere glaciali. Tuttavia la rimozione di una parte di ghiaccio perforata lunga circa 1600 metri ha portato alla luce una scoperta del tutto inaspettata. Dopo un'analisi approfondita, fu chiaro che i ricercatori avevano appena trovato il minerale giarosite. In precedenza nessuno degli esperti aveva creduto di trovare questa sostanza nelle profondità ghiacciate dell'Antartide.
In dettaglio, questo raro ritrovamento terrestre potrebbe aiutare a comprendere meglio che mai un corpo celeste completamente diverso. Marte. Secondo quanto è emerso, la gerosite è presente in abbondanza sul pianeta rosso, anche se le condizioni attuali non dovrebbero consentirlo. Per formarsi il minerale ha bisogno di acqua, potassio, ferro, solfato e un ambiente acido. Poiché la sostanza è presente in abbondanza sulla superficie polverosa del pianeta, è ipotizzabile che la gerosite sia una reliquia dell'epoca in cui Marte era ancora coperto di ghiaccio. Una teoria supportata dalla scoperta in Antartide è che suggerisce che i ghiacciai marziani abbiano contribuito in modo determinante all'attuale configurazione della superficie del corpo celeste. Piramidi misteriose. Zone di atterraggio UFO, basi segrete naziste e naturalmente piramidi create artificialmente. L'Antartide è anche al centro di ridicole teorie cospirative. Viste le formazioni piramidali che punteggiano le montagne di Ellsworth, alcune menti creative ritengono che si tratti davvero dell'opera di una civiltà mistica. A questo proposito, tuttavia, i ricercatori un po' più conservatori fanno notare che tali forme si presentano in natura più frequentemente di quanto si possa inizialmente sospettare. Di conseguenza si tratterebbe semplicemente di nunata coordinari, cioè di montagne appuntite che sporgono dal loro ambiente ghiacciato. Naturalmente i seguaci delle teorie corrispondenti non possono essere facilmente scagionati. Da qualche tempo circolano su internet immagini che vogliono mostrarci strutture e oggetti misteriosi nel ghiaccio. Dalle strutture governative top secret, agli UFO precipitati, fino agli alieni viventi. Il Polo Sud ha praticamente tutto ciò che il cuore creativo desidera. L'Antartide verde. Dense foreste pluviali, un clima caldo e umido, insetti ronzanti. Oggi in Antartide non c'è traccia di tutto questo. Con il freddo gelido e gli infiniti paesaggi ghiacciati, è difficile credere che le masse terrestri intorno al Polo Sud appariranno un giorno sotto una luce molto diversa. Tuttavia, se riportiamo indietro la ruota del tempo di 90 milioni di anni, al posto di ghiacciai e iceberg troviamo fitti paesaggi forestali e una vivace attività animale. Un team di ricerca internazionale lo ha dimostrato senza ombra di dubbio. Nell'Antartide occidentale, ad esempio, gli esperti si sono imbattuti in straordinarie tracce di epoca preistorica a 30 metri di profondità sotto il fondale marino. Nel dettaglio si trattava di un suolo forestale quasi originariamente conservato del periodo Cretaceo e gli esperti hanno recuperato anche polline, spore e resti di piante da fiore. Ulteriori indagini hanno rivelato che 90 milioni di anni fa l'Antartide aveva una temperatura media di 12 gradi Celsius. Per fare un confronto, in questo paese il valore corrispondente per l'anno 2021 era di 9,1 gradi Celsius. Questa circostanza porta a capire che l'Antartide non solo era molto più caldo di oggi, ma anche completamente privo di ghiacci. Cosa abbia poi portato alla drastica ondata di freddo non è ancora stato scoperto. Quello che è certo, però, è che la concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera era significativamente più alta di quanto ipotizzato in precedenza. Lago Vostok. È lungo 250 km, largo 50 km e profondo in alcuni punti 1,2 km. Eppure il lago Vostok in Antartide rimane invisibile ai nostri occhi. Ciò è dovuto naturalmente al fatto che l'enorme specchio d'acqua è nascosto a una profondità compresa tra i 3.700 e i 4.100 metri sotto la densa calotta glaciale. In realtà l'esistenza di questo mondo sommerso nascosto è stata confermata solo nel 1996. Grazie al suo isolamento, il lago Vostok è uno dei laghi più incontaminati del mondo. Il fatto che l'acqua non sia ghiacciata nonostante una temperatura di meno 3 gradi Celsius è dovuto alle condizioni di pressione estrema sotto il ghiaccio. Questa alta pressione è anche responsabile del fatto che il contenuto di ossigeno dell'acqua è circa 50 volte superiore a quello della normale acqua dolce. Nonostante la posizione inospitale e l'oscurità perenne, il lago Vostok pullula di vita. L'analisi dei campioni di ghiaccio ha rivelato migliaia di organismi diversi, la maggior parte dei quali sono batteri, integrati da alcuni funghi. Tuttavia, è ragionevole concludere che le acque subglaciali ospitano anche forme di vita più complesse.
in alcuni campioni è stato rivelato il genoma di parassiti. Una scoperta che indica che il lago Vostok ospita anche vermi, granchi, anemoni e forse anche pesci. Maiali di mare. Sapevate che nelle profondità marine dell'Antartide vivono i maiali? Certo, questi esemplari non sono proprio gli animali irsuti che conosciamo alle nostre latitudini. Di conseguenza, Scotoplanes, questo è il nome ufficiale dato dagli scienziati, incarna un genere di cetrioli di mare. Ciò che rende l'echinoderma così speciale sono le sue zampe. Infatti, questo è l'unico cetriolo di mare conosciuto che si muove con arti corrispondenti. In pratica, le zampe possono essere facilmente estese e ritratte a seconda della necessità. L'andatura barcollante di questa affascinante creatura marina ricorda in modo impressionante quella di un maiale, tanto da farle guadagnare il suo soprannome non ufficiale. Vulcano Monte Erebus. Anche se la terra dell'Antartide è stata coperta dai ghiacci per tutto il tempo che conosciamo, ospita ancora diversi vulcani inattivi. Al contrario, ci sono anche alcuni vulcani attivi che potrebbero eruttare in qualsiasi momento. Una di queste enormi montagne di lava è il Monte Erebus. Questo vulcano esiste da molto prima dell'alba dell'uomo. I ricercatori stimano che potrebbe aver ribollito sotto la crosta terrestre per l'equivalente di 1,3 milioni di anni. Questo vulcano si trova più a sud di qualsiasi altro vulcano sulla Terra e se dovesse eruttare, potrebbe avere conseguenze terribili per la maggior parte degli animali che vivono in Antartide. Questa montagna è isolata e raramente è stata visitata dai ricercatori. Non è che gli scienziati non vogliano sapere di più su questa montagna infuocata, ma semplicemente non esiste un modo ragionevole per recarvisi senza mettere a rischio la vita dei ricercatori e dei membri dell'equipaggio. Le temperature in quest'area sono estremamente rigide e il tempo è imprevedibile, per usare un eufemismo. Ma nonostante tutte queste sfide, un team di scienziati è riuscito ad attraversare l'Antartide e a visitare il vulcano nel 1972. Questa è stata una delle poche volte nella storia moderna in cui l'uomo ha potuto visitare il vulcano e indagare sulle aree circostanti. Il vulcano fu scoperto originariamente nel 1841, ma l'esploratore inglese James Clark Ross non fu in grado di fare molte ricerche quando si imbatté in questo colosso. Egli chiamò la montagna Erebus come la sua nave da ricerca e il nome è rimasto da allora. La montagna fu scalata per la prima volta all'inizio del XX secolo con l'esploratore Ernest Shackleton alla guida di una spedizione. Nel corso degli anni sono state condotte piccole ricerche sul vulcano, ma la spedizione più fruttuosa ha avuto luogo nel 2013. Un gruppo di ricercatori si è recato sulla montagna per documentare qualsiasi potenziale segno di vita che potesse circondare questo pentolone di lava bollente. Hanno scoperto diversi organismi avanzati che si sono insediati nel cuore del vulcano. Questi organismi non erano solo in grado di sopravvivere al calore estremo, ma erano anche in grado di sviluppare una resistenza alle temperature fredde. Secondo alcuni scienziati, questi potrebbero essere alcuni degli esseri più unici che abbiano mai popolato la Terra. Ma probabilmente ci vorranno molti anni prima di poterne sapere di più. Funghi antartici. Se vivete in America o in Europa, è probabile che abbiate visto spuntare i funghi nei mesi primaverili o in pieno autunno. Questi funghi amano nutrirsi dei batteri umidi lasciati dalle foglie cadute e l'erba umida e ombreggiata offre loro un ambiente perfetto per vivere nei due mesi successivi. Tuttavia, con l'arrivo dell'inverno, questi funghi scompaiono con la stessa rapidità con cui sono apparsi. Questo fa parte del loro ciclo naturale di vita. Tuttavia, chi avrebbe mai immaginato che almeno tre specie di funghi fossero in grado di sopravvivere in Antartide? I funghi sono alcuni degli organismi più incredibili del pianeta. Forniscono ogni sorta di benefici per la salute dell'uomo. E molti credono che l'uomo possa essersi evoluto da una versione lontana dei funghi, molti anni fa. Anche se le prove che circondano questa idea sono ancora da chiarire, e nella migliore delle ipotesi si tratta di prove insignificanti, si può comunque affermare con certezza che i funghi sono fondamentali per la vita sulla Terra, indipendentemente dalla loro storia precedente. Nel profondo dell'Antartide conosciamo almeno tre specie che sono in grado di sopravvivere alle dure condizioni e di prosperare tutto l'anno nel freddo di questo continente inospitale.
La maggior parte di questi funghi si trova sui legni in decomposizione, che appartenevano agli esploratori che hanno viaggiato attraverso questo continente molti anni fa. Quando ricercatori come Ernest Shackleton visitarono l'Antartide, costruirono capanne di legno per tenersi al caldo. Ma una volta terminate le loro ricerche, molte di queste capanne sono state abbandonate e alcune di esse hanno iniziato a marcire e a decadere. È qui che iniziano a spuntare microorganismi come i funghi. Usano il vecchio legno come camera di incubazione, rendendo un terreno di coltura perfetto per il micelio. Quando i funghi maturano, iniziano a nutrirsi del cherosene in eccesso nell'aria, utilizzandolo come principale fonte di cibo. Questo li aiuta a vivere e prosperare, indipendentemente dalle condizioni di freddo. Ricercatori come Robert Blanchett hanno usato le prove della presenza di funghi in Antartide per teorizzare la possibilità che i funghi aiutino a ripulire grandi fuoriuscite di petrolio in futuro. Bene gente, ora tocca a voi. Cosa ne pensate delle emozionanti scoperte in Antartide? Avreste mai creduto che la vita potesse esistere in profondità così remote? O che i ghiacciai fossero un tempo una giungla fiorente? Sentitevi liberi di scrivere i vostri pensieri sul nostro video nei commenti qui sotto. Mentre lo fate, non dimenticate di mettere mi piace e di iscrivervi per unirvi a noi nel nostro viaggio verso le più grandi scoperte di tutti i tempi. E con questo grazie per aver guardato. Statemi bene e alla prossima!